Qui mi trovo fra tre regioni italiane, Puglia, Basilicata e Campania. In questi territori, come in tutto il sud, si è svolto un periodo ancora oggi controverso prima e dopo l'Unità d'Italia, quello della repressione dei briganti da parte del Regio Esercito. Su questi paesaggi domina il Monte Vulture, un territorio in cui si muoveva il famoso brigante Carmine Crocco. L'Italia era un concetto lontano per le fasce povere del posto e per chi non voleva passare dal Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia. Sono Rocchetta Sant'Antonio, un paese caratteristico immerso nei paesaggi dauno-irpini. Nella chiesa madre che vedete alle mie spalle si trova una lapide su un tema ancora oggi molto discusso. Si tratta di una lapide messa a memoria di un reggimento di militari morti in uno scontro con i briganti. È situata nella navata sinistra ed è stata messa nel 1864, 3 anni dopo l'Unità d'Italia, quando in tutto il sud era in corso la repressione del brigantaggio da parte dei militari del Regio Esercito. C'è scritto di non lasciare contaminare questo sepolcro dai rinnovati vituperi del brigantaggio. I fatti ricordati dalla lapide si riferiscono al 28 settembre del 1863, a uno scontro che dovrebbe essere avvenuto alla Petrala, una zona poco distante dal paese, fra un reggimento di soldati e due bande di briganti. In quello scontro persero la vita 8 militari, ma è il sacerdote Giovanni Gentile, nella cronistoria di Rocchetta Sant'Antonio, a raccontare diversi episodi di violenza avvenuti in quegli anni in questa parte d'Italia, ad opera sia dei briganti che dei militari che qui dovevano applicare la legge Pica per reprimere il brigantaggio. La collocazione di questa targa all'interno di un luogo di culto come la chiesa principale del paese doveva essere insieme avvertimento e simbolo di predominio a chi si ribellava e intendeva ribellarsi all'Unità d'Italia in queste zone periferiche. Ma la presenza di una lapide di questo tipo oggi dovrebbe essere riconsiderata soprattutto a livello storico, non rimossa ma contestualizzata per meglio comprendere un periodo difficile dell'unificazione nazionale. Fatta l'Italia, bisognava collegare queste zone interne al resto del paese. Stazione di Rocchetta Sant'Antonio Lacedonia, capolinea di un percorso di 118 km che attraversa l'Irpinia per arrivare fino ad Avellino. È in territorio pugliese, al confine con la Basilicata e la Campania. Venne costruita a partire dal 1888 ed entrò in funzione nel 1895. Con l'annessione al Regno d'Italia, borghesi e notabili del sud immaginavano sviluppo e prosperità per queste zone e lo sviluppo e il collegamento al resto della nazione doveva passare per la ferrovia. Una linea voluta fortemente da Francesco De Santis, intellettuale meridionale originario dell'Irpinia, 3 volte ministro e personaggio di spicco della dittatura garibaldina. Nel 1875 De Santis nel suo viaggio elettorale scriveva: «Si animi Monticchio, venga la ferrovia, e in piccolo numero d'anni si farà il lavoro di secoli. L'industria, il commercio, l'agricoltura saranno i motori di questa trasformazione. Vedremo miracoli, perché qui gli ingegni sono vivi e le tempre sono forti». Anche il sacerdote Giovanni Gentile si unì all'entusiasmo portato dall'Unità d'Italia. Nella cronistoria di Rocchetta Sant'Antonio scriveva che la stazione era destinata ad essere centro commerciale di grande rinomanza per le linee di Gioia del Colle, di Potenza e di Avellino. Ma le speranze di sviluppo per queste zone del sud da parte di Gentile, De Santis e di tanti altri intellettuali meridionali purtroppo svanirono nei decenni successivi all'Unità d'Italia.